Il segretario alla difesa degli Stati Uniti James Mattis è intervenuto alla Camera dei rappresentanti davanti alla Commissione per i servizi militari. Da Washington arriva una frenata decisa sull'eventualità di un attacco militare alla Siria, perché secondo Mattis potrebbe degenerare in modo incontrollato e coinvolgere indirettamente altri paesi come la Russia. C'è una preoccupazione evidente, quella gente è innocente. Non vogliamo causare nessuna morte di civili e facciamo tutto ciò che è umanamente possibile per evitarlo. Stiamo cercando di fermare l'omicidio di persone innocenti, ma a livello strategico, come possiamo evitare di perdere il controllo della situazione? La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha cercato di spiegare i toni prudenti dell'incontro avuto da Trump con gli esperti della sicurezza nazionale. Riteniamo di avere un buon numero di opzioni e tutte queste opzioni sono ancora sul tavolo. Le decisioni finali non sono ancora state prese. Ma quelle opzioni, non solo militari, vengono ancora discusse con gli alleati Francia e Gran Bretagna. Giovedì sera Trump ha parlato con Theresa May ed Emmanuel Macron. Dopo che il primo ministro britannico ha ottenuto il sostegno del suo governo, i tre hanno deciso di coordinare una risposta comune.